è una storia infinita che francamente ci lascia, come dire, distrutti, stupefatti. Bisogna che si venga a capo di queste situazioni. Noi abbiamo sempre detto che le fonderie pisane di là se ne devono andare, questo mi sembra poco ma sicuro, ma non si devono limitare ad andarsene, devono anche risanare il sito che hanno in qualche modo utilizzato. Naturalmente oltre a questo c'è il problema della piena occupazione, che è un altro nostro cruccio, un'altra nostra grande preoccupazione. Dall'equilibrio tra queste due variabili probabilmente può uscire qualcosa di nuovo, però diciamo c'è questa complicazione di rimandi, di rimpalli tra magistratura, TAR, che ne so, che obiettivamente complica l'esistenza a tutti. Noi come comune, come sapete, anche contravvenendo ad un nostro atteggiamento abituale, ci siamo costituiti parte civile, perché la questione adesso ha grande allarme sociale. Però diciamo, credo che prima o poi questa questione andrà risolta nelle sedi dovute.